che cosa penso dei poeti. Tutto il male possibile. Ennio Flaiano, un giorno, gli si presentò uno che disse: io sono un poeta. E lui disse: peggio per lei. Perché così, questa è la situazione. Ma pensate una cosa. Quando andai in Mondadori, il primo giorno che sono stato in Mondadori, mi presentò un amico. E andammo dal direttore editoriale e questo amico mi disse: aspetta qua, però in Mondadori c'è l'open space, si vede tutto, no? E io ho visto questo mio amico che parlava col direttore, parlava così, io non sentivo le parole. Però il direttore ha detto: ma sono poesie? Lui ha detto: no, allora fallo entrare. Praticamente, se erano poesie, a me me ne avevano cacciato. Oggi la poesia è un movimento clandestino di resistenza. Dunque, la vita da poeta non esiste, ma esistono i poeti che vivono. Ecco, e quindi è molto difficile vedere dove passi la linea spartiacque fra un modo di vivere la poesia e un modo poi di scriverla. È un grande mistero sapere quando le poesie nascono, per quale ragione nascono e perché si impongono a noi. Questo, grazie a Dio, non lo sapremo mai. Resta il fatto che ogni tanto nasce una poesia. E il più sorpreso di tutti è sempre il poeta, immagino. Dio, ci voleva qualcosa per... Si è tagliato. Allora, dici te. Che i poeti per me sembra una deformazione professionale, dunque dovrei dire quello che già so. I poeti vivono come tutti gli altri, fanno le stesse cose. Non credo che ci saranno 10.000 persone che amano i gatti, 100.000, insomma, un milione di gattari, gattare, anzi soprattutto, che è piena Roma. E dunque mi sembra che sia una cosa abbastanza banale. Io non credo al poeta vate, al poeta immaginifico, al poeta che sta d'Annunziano, insomma, ecco, per intenderci. Penso invece che la poesia sia un fatto legato alla sensibilità degli altri, della gente comune. Per cui non ci vedo nessuna differenza. È un prolungamento, è come mangiare, andare a fare la spesa, mangiare, scrivere una poesia è la stessa cosa. Se uno è un vero poeta, poi se uno deve fare uno sforzo per esserlo, è inutile che lo fa. Infatti in Italia ci sono troppi poeti, anche in questa trasmissione credo che ce ne siano troppi. Siccome ne nascono 4 o 5 in un secolo, tutti quelli che scrivono poesie non è che automaticamente sono poeti. Come non tutti quelli che fanno quadri sono pittori, tutti quelli che scrivono musica sono musicisti. Come diceva Cristo, molti sono i chiamati ma pochi gli eletti. A questo punto non so se c'è ancora molto spazio di tempo, perché lui vuole registrare ancora molto. Il problema qual è? Che io legga una poesia? Basta, perché è stato forzato. Basta, qui, solo stasera potete mangiare. O tabù piccoli e grandi, miei tabù folletti, che mi private dei piaceri di molti letti, avete scacciato dalla mia mente la fantasia, costringendomi ad una morte stupida e non mia.